Ricomincia da Casoria il campionato di Serie 1 stagione 2019-2020, punto d'oro raccolto dalla canottieri di Cristian André alla piscina comunale di Casoria, un grande match alla presenza di Pino Porzio, CT della nazionale canadese, ed è proprio la doppietta iniziale di Alajan a portare in vantaggio la formazione giallorossa, poi il Savona sale in cattedra due volte in vantaggio, la chiude definitivamente Biagio Borrelli a 1-0-9 alla fine. Tante emozioni, ma soprattutto tanto lavoro per la canottieri, che però parte con il piede giusto nel debutto di Cristian André. Buona la prima per la canottieri di Cristian André, guadagnato un punto d'oro in uno scontro salvezza. Sì, guadagnato un punto d'oro, sì, per come si era messa la partita. Ad un certo punto che eravamo sotto di 2, però non abbiamo mollato, abbiamo avuto la possibilità anche di vincerla, però credo che sia giusto così. Sono contento per la prestazione di grande carattere che hanno offerto i ragazzi. Io gli avevo detto che dovevamo provarci, nonostante il Savona fosse un'ottima squadra e nonostante una settimana veramente difficile che abbiamo vissuto sotto tutti i punti di vista, tra infortuni, mancanza di spazi di allenamento adeguati e via discorrendo, mi ritengo soddisfatto. Nel complesso una buona partenza, un buon inizio. Sì, ovviamente uno spera sempre, diciamo, di poter arrivare al massimo, cioè in questo caso la vittoria. Ovviamente devo essere contento, lo sono assolutamente, lo sono soprattutto per i ragazzi, per le cose che ci siamo detti e che restano quindi tra di noi, ma la strada è lunghissima, per la salvezza è veramente molto lunga, quindi questo è un punto che ci deve dare morale, ma assolutamente non ci deve far perdere il contatto con la terra, con i piedi a terra, perché a parte, diciamo, questa trasferta che abbiamo alla ripresa con il Brescia, ma subito dopo avremo uno scontro diretto con la Lazio in casa e lì tutta la pressione sarà sulle nostre spalle, quindi dobbiamo farci trovare preparati. C'è anche lo zampino di Edoardo Campopiano, l'ex sull'8-8 qui a Casoria tra canottieri e Savona, una partita emozionante, viva, dinamica, però i biancorossi raccolgono soltanto un punto. Sì, diciamo che comunque rimaniamo abbastanza amareggiati perché non possiamo permetterci di pareggiare una partita contro la canottieri, che è un'ottima squadra e l'ha dimostrato sul campo, ma questa trasferta appunto dovevamo portarla a casa, dovevamo prenderci questi primi 3 punti sicuramente, per rompere il ghiaccio, anche perché siamo un gruppo nuovo e per il prosieguo del campionato sicuramente. Dall'oro alle Universiadi di luglio 2019 hai ritrovato da avversari i tuoi ex, quali sensazioni? Ah, sicuramente c'era emozione e tanta stranezza, ritrovarmi anche sul rigore davanti Gabriele mi è scappato un sorriso, perché non avrei mai pensato di tirare un rigore a Gabriele, però devo dire la verità, è stata una partita molto divertente e emozionante, l'ho vissuta con la gioia e con la felicità di giocarla veramente a pieno.